Salve a tutti. La disfunzione erettile, oltre che vedere come causa le cause metaboliche, gli squilibri ormonali o cause vascolari, essenzialmente le più importanti, spesso hanno origine di tipo neurogeno. Ad esempio, nel paziente operato per tumore al retto o per tumore alla prostata, va incontro chiaramente a un insulto delle fibre nervose, come anche in alcuni traumi pelvici. Spesso, chiaramente, la terapia in questi casi è, essendoci la impossibilità di un recupero completo della sofferenza nervosa, è chiaramente la terapia farmacologica che tutti conosciamo per la gestione e, diciamo, il tamponamento della disfunzione erettile. Ma un articolo che ho scritto in questi giorni fa riferimento al lavoro di alcuni autori che hanno fatto anche una review della letteratura, dove si è visto che gli ultrasuoni impulsati possono avere un effetto rigenerativo a livello delle fibre nervose. Come ho scritto in questo articolo, essenzialmente quelli che possono essere i meccanismi che inducono e migliorano la rigenerazione delle fibre nervose sono l'aumento dei fattori neurotrofici, l'attivazione delle cellule di Schwann che rivestono le fibre nervose e attivazioni di segnalazioni cellulari con induzione della mitosi, cioè della riproduzione. Molto interessante, chiaramente questi studi vengono fatti inizialmente sulle cavie, su animali, quindi su cavie cui è stata indotta la disfunzione erettile su base neurogena. Gli studi hanno evidenziato un netto miglioramento obiettivo, per cui questo tipo diciamo così, di interesse per questa metodica potrebbe trovare uno sviluppo sia a livello applicativo e forse anche terapeutico, per avere quindi anche una possibilità di trattare e curare la disfunzione erettile anche da un punto di vista neurogeno. Oggi per noi è ancora una tappa di difficile interpretazione e gestione. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.